Fano sarà capitale internazionale dell'olio extravergine di oliva per un giorno. Torna in presenza sabato 10 luglio il Gran Gala dell'Olio Fano Extra, l'oro d'Italia e del Mediterraneo 2021. La manifestazione organizzata da Olea, organizzazione Laboratori Esperti Assaggiatori, che si posiziona tra i più importanti eventi internazionali di settore dedicati all'olio e ai suoi interpreti principali, olivicoltori e frantoiani. I premi saranno consegnati ai produttori dei migliori extravergine vincitori dell'Oro d'Italia 2021, che arrivano da numerose regioni, tra cui Marche, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, e dai vincitori dell'Oro del Mediterraneo, provenienti da Croazia, Turchia e Spagna. La giornata sarà imperniata soprattutto sulla cerimonia di premiazione, perché altro purtroppo quest'anno non abbiamo potuto svolgere, e rimandiamo tutto alla prossima edizione, e quindi ci saranno le premiazioni oltre a quelle delle aziende premiate che ritireranno i loro premi, anche la consegna di due premi molto importanti per la nostra associazione, che sono il premio Antonio Ricci, la quarta edizione, già vicepresidente della nostra associazione, e il primo premio nazionale dedicato a Ettore Franca, che è stato il nostro presidente, noi lo diciamo il presidente per sempre della nostra associazione, che ci ha lasciato causa Covid proprio in questi ultimi mesi. L'appuntamento con i produttori, che si svolgerà sabato 10 luglio alla Pinacoteca di San Domenico a partire dalle ore 16:30, ha l'obiettivo di stimolare la valorizzazione del mercato dell'extravergine, sia per le sue qualità salutistiche che per quelle organolettiche. La giornata sarà anche occasione per donare le bottiglie dell'olio ambasciatore alle autorità e alle personalità della cultura presenti, e per consegnare l'olio della solidarietà che Olea dona a nome di tutti i produttori dei concorsi alla mensa di Padre Pio di Fano. Abbiamo avuto un enorme numero di oli ai due concorsi, oltre 650 presentati da circa 350 produttori, e la qualità è stata veramente eccellente. Motivo per noi di gioia è anche il fatto che gli oli marchigiani presentati ai due concorsi, nazionale l'oro d'Italia e internazionale l'oro del Mediterraneo, anche in questi contesti hanno molto ben figurato, a conferma dell'altissima qualità raggiunta anche dai produttori della nostra regione. Riusciamo a rifare finalmente la cerimonia di premiazione in presenza, pur con le difficoltà indotte dal Covid e le limitazioni conseguenti, ma rispetto alla scorsa annata in cui i premi abbiamo dovuto spedirli perché c'è stata materialmente l'impossibilità di fare in presenza la cerimonia, quest'anno questo già ci sembra un sogno e lo prendiamo come buon auspicio per l'anno prossimo e gli anni a venire.